Che bello accendermi questa sigaretta, ragazzi, durante il video, durante questo video post-partita fra Milan e Bologna. Buonasera a tutti, ragazzi, dall'Interista pazzo. Più contento di così, più felice di così per il risultato, ragazzi, non c'è nient'altro che stasera poteva andare peggio. Cioè, non c'è nient'altro, ragazzi, che stasera poteva andare meglio, scusate. Intanto saluto tutti ragazzi, buonasera, buonasera. Ma adesso la domanda è l'Inter che ruba il campionato oppure è il Milan che non vince in casa col Bologna? Oppure la Juve che perde in casa sua con l'Inter? Oppure la Juve che non riesce a segnare contro l'Inter? Le domande sono tante ragazzi, le domande sono tante in questo momento, no? Perché ragazzi, ognuno deve pensare a se stesso invece di parlare delle altre squadre. Eh sì, perché poi succedono queste cose. Succede che poi il Milan non vince il giorno dopo col Bologna, perché sicuramente ci saranno stati anche, e dico anche sicuramente, tifosi del Milan che avranno parlato male dell'Inter per la prestazione di ieri sera, per rubare, ragazzi, siamo tutti bravi a parlare, ma poi a fare i fatti in campo no, ma poi a fare i fatti in campo no. Milan Bologna, un Milan che crea diverse occasioni da gol, colpo di testa di Giroud, colpo di testa di Rebic alla fine, parata di Skorupski. Il Bologna che inizia bene, inizio primo tempo con le varie occasioni dove poteva sicuramente andare in vantaggio prima lei del Milan, cosa che poi non fa neanche il Milan perché la partita finisce 0-0. Abbiamo guadagnato 2 punti e questi 2 punti che abbiamo guadagnato questa settimana sono importantissimi perché sicuramente non erano scontati per niente, non erano scontati per niente. Dato che c'era Juventus-Inter, c'era Atalanta-Napoli e soprattutto stasera Milan-Bologna. È proprio di questo che ne stiamo parlando. Quindi sul calendario, ragazzi, il Milan era la squadra che aveva la partita più facile delle altre due big di Napoli e Inter. E su questo non c'è dubbio. Poi ovviamente le partite bisogna sempre vincerle, bisogna sempre giocarle e bisogna sempre fare i 3 punti. Nulla, alla fine c'è da dire che questa sera al Milan non mancava nessuno, a parte che sì, che è entrato nel secondo tempo dove è uno dei titolarissimi degli 11 di Stefano Pioli. E poi succede che la partita finisce 0-0, ragazzi. Era il risultato più giusto secondo me, che stasera potevo uscire. Che è vero che il Milan magari ha giocato meglio, magari ha tenuto più la palla, ma le occasioni ce le ha avute anche il Bologna per passare in vantaggio. Poi se sei poco costruttivo, perché non è che il Milan abbia creato chissà che cosa, onestamente parlando, non vinci le partite, perché la palla alla fine va buttata dentro. Divertitevi, continuate a parlare dell'Inter, continuate a dire che l'Inter ruba e intanto i punti li rubiamo noi, perché comunque se le altre squadre non sono capaci di vincere in campo, è giusto così. In questo momento la classifica dice Milan 67 primo solitario, con Napoli a 66 secondo che insegue con le stesse partite giocate dal Milan. E l'Inter terza a 63 punti con una partita in meno da recuperare col Bologna. Un bacio a tutti, invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a commentare e a condividere tutti insieme questo video, ragazzi. Ciao belli, buona serata.